Le regole anti-Covid incombono anche sulla fiera di San Bartolomeo, che si svolgerà a Fano dal 24 al 26 agosto. Quest'anno infatti il virus non ha bloccato la tradizionale manifestazione che torna dopo 2 anni, ma di certo la pandemia si ripercuote sulle modalità di svolgimento. Tant'è che per circolare all'interno dell'evento non solo bisogna indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale, ma sarà necessaria anche per gli ambulanti la certificazione verde. Non verrà chiesta nei 5 punti d'ingresso, ma verranno fatti dei controlli a campione. Saranno esenti tutti coloro che avranno la necessità di accedere nelle attività commerciali, nei ristoranti e negli alberghi che si trovano nel perimetro della fiera. Fiera di San Bartolomeo, ci andrà lei? Non lo so, non penso però. Per la questione del Green Pass o per altri motivi? No, quello ce l'ho, io ce l'ho, quello non è un problema per me, perché mi fa molta confusione, c'è troppo macello in giro. Quindi cerca di stare lontana dagli assembramenti? Certo. Rispetto alle regole. Mi dà fastidio la confusione. Ah, ok. Il chiasso. Preferisce stare in tranquillità. Certamente sì. Beh, adesso per il Green Pass io sono vaccinata, doppia dose, quindi se mi dovesse capitare, come mi è capitato, di andare una sera a cena così tra di noi, pochi proprio ristretti, vado anche in un locale, quello sì, però ecco. Cerco di evitare situazioni, mercati, affollamenti, fiere, concerti, cerco di, insomma, queste cose ancora di evitarle. Lei che cosa ne pensa? Io sono anni che non vado più alla fiera perché sinceramente con gli anni è andata un po' a decadere, cioè non ci sono cose che mi interessano e quindi non vado proprio per scelta mia, insomma, al di là del Green Pass, vaccinazioni eccetera, perché sono andata anche ai concerti, seguo gli spettacoli alla BCC, per cui non ho nessun problema ad andare, diciamo, nei luoghi dove ci sono delle manifestazioni, però la fiera è una cosa che proprio non mi interessa. Andrà alla fiera? No, non ci vado. Per il Green Pass o per altri motivi? Anche per il Green Pass, perché mi ha stufato. Poi le bancherelle sono sempre quelle, poi c'è pericolo perché lì ci sono tutti attaccati, come qui al mercato, qui al sabato, visto che in piazza sono tutti attaccati, è pericoloso. Ecco, i controlli secondo lei riusciranno a farli in modo adeguato? I controlli io non li ho visto in giro, ma speriamo che ci sono i controlli, perché sennò qui non ne usciamo più. Penso che sia una cosa utile, insomma, c'è sempre stata, di conseguenza ci dovrebbe stare ancora questa fiera, per me io la penso così, insomma. Sarà obbligatorio il Green Pass però, che cosa ne pensa? Beh, indubbiamente io penso che ci voglia senz'altro. Ha sempre partecipato agli anni passati? Sì, sì, tanto io ho la casa lì. Ah, ecco. Le crea qualche disagio oppure è contento? No, sono contento, anche per chi lavora. No, siamo turisti. E di dove? In provincia di Milano. Parteciperete alla Fiera di San Bartolomeo la prossima settimana? Ci piacerebbe tantissimo, ma purtroppo le nostre vacanze finiscono domani, ci dispiace molto. Vi è piaciuta la nostra città? Moltissimo, sia per gli eventi sia per la città stessa. Prossima settimana torna a Fano la Fiera, che cosa farà? Sto a casa. Ma vuole anche evitare assembramenti? Ah, sicuro. Le occasioni ci sono alla fiera? Tutti i ciaffi. Che non servono a niente. Non lo so, perché lavoro e quindi vedremo come saranno i turni. E ho letto che ci vuole il Green Pass per accedere. Noi ce l'abbiamo e vedremo, insomma, deciderò molto all'ultimo momento. Sì, volentieri. Si fanno delle belle occasioni? Sì, sì, dai. Sono 2 anni che non la vedo, quindi mi fa piacere vederla. Ecco, sui controlli il Green Pass invece è d'accordo? Io sì, sì, io sono vaccinata. Non sono Novax, quindi sì. Di dove siete? Di Alessandria. Come mai in vacanza a Fano? Un'offerta. E rimarrete fino? A lunedì. Quindi vi perderete la fiera la prossima settimana? Sì, sì. Sì. Ecco. Rientriamo per lavoro. Questione Green Pass, come la pensate? Bene, l'abbiamo usato, è giusto che ci sia, dovrebbero averlo tutti. Ma penso di andarci. Di dov'è, posso chiedere? Di San Severino Marche. Ecco. Sarà necessario il Green Pass, che cosa ne pensa? È giustissimo. Siete di Bologna? Sì.
Sapete che la prossima settimana ci sarà la fiera qua a Fano, rimarrete? No, purtroppo rientriamo domani, mannaggia. Sì, sappiamo della fiera di San Bartolomeo. Sì. Sì, sì, ma noi veniamo a Fano da una vita perché io avevo parenti a Fano, la nonna di Fano, e quindi sappiamo tante cose di Fano. Ritornate sempre in questa città, dunque immagino che ci stiate bene. Molto, molto. Fano è sempre... non c'è estate senza Fano per noi.